Impennata dei prezzi dei libri, l'antitrust apre un'indagine volta ad approfondire le dinamiche concorrenziali e una serie di criticità, tra cui l'andamento dei prezzi e le modifiche frequenti delle edizioni. L'approfondimento comprende le pubblicazioni e gli ausili destinati a studenti e docenti della primaria e secondaria di primo e secondo grado. Secondo l'antitrust si stima un giro d'affari dal valore di circa 1 miliardo di euro, che riguarda 7 milioni di studenti e le loro famiglie, 1 milione di docenti, avviata una consultazione pubblica. L'editoria scolastica, secondo l'autorità garante della concorrenza e del mercato, ha diversi aspetti da tenere in considerazione. Oltre all'evidente rilevanza economica delle attività interessate, pari a circa 1 miliardo di euro l'anno, è importante l'impatto stagionale del reperimento dei testi scolastici da parte di circa 7 milioni di studenti e delle loro famiglie, oltre al coinvolgimento professionale di quasi 1 milione di docenti. Si intende, spiega l'antitrust, approfondire le dinamiche concorrenziali dei mercati interessati e una serie di criticità oggetto di ricorrente considerazione pubblica, come l'andamento dei prezzi, le modifiche frequenti delle edizioni, le difficoltà di approvvigionamento e delle modalità di distribuzione, le possibili rigidità nelle modalità di adozione scolastica considerando le innovazioni tecnologiche del settore, soprattutto per quanto riguarda la combinazione dei formati cartaceo digitale e la circolazione dei diritti di proprietà delle edizioni digitali.